Ciao, siamo al 5 dicembre, pochi giorni al post congresso del PSI. Non va per me. È un grande dilemma. Rinnovare la tessera e starmene zitto, o vado a fare compagnia ai tanti compagni fuori dal partito. Quello che rafforza questa seconda ipotesi non è tanto l'atteggiamento del gruppo dirigente che in maniera trionfale si autocelebra, non trovando l'occasione per dire qualcosa a tutti quei compagni che sono stati esclusi da questa tornata congressuale. Anzi, si autodifendono, difendono le loro scelte, adottano ancora criteri che con la democrazia non hanno niente a che fare. Parlo delle cooptazioni, una cosa inspiegabile, come mai, per esempio, la Federazione delle Province di Roma non ha avuto il congresso e quindi nemmeno delegati, eppure vedo compagni e compagni nel Consiglio nazionale. Scelti sulla base, ditelo voi, democrazia questa, e quindi come un buon soldato dovrei tacere, rinnovare la tessera e continuare. Continuare a straparlare. A prendermela con questo, con quello, con quei compagni che ti deludono, mentre quelli che hanno lasciato, che si dice che chi babbia ha sempre torto e chi rimane ha ragione. Io sono sempre rimasto, però ci ho sempre torto. Vabbè. Come dicevo, la vita va avanti e non si vive di sola politica. Ci sono tante cose, anche se in questo periodo sono tutte negative. Una nota lieta è venuta dalla Corte Costituzionale, che ha decretato la fine del porcellum, almeno aspettiamo le motivazioni della sentenza. E un ringraziamento particolare al compagno Felice Besostri, che col suo ricorso davanti alla Corte ha ottenuto un primo risultato. Ma Felice Besostri non è il solo impegnato in tante battaglie. Quanti Felice Besostri ci sono, per lo più sconosciuti, non messi in evidenza nel partito. Oramai nel partito, chissà, l'evidenza viene data ai soliti. Vabbè,
un bene? È bene che sia così? Non lo so. Io non ne sono soddisfatto. Adesso abbiamo un Parlamento anticostituzionale, delle scelte anticostituzionali. Vorrei capire se il pareggio di bilancio viene mantenuto, se vengono mantenute altre cose a danno della cittadinanza, del popolo italiano. Spero che si vada oltre il congresso del PSI, le primarie del PD, la rottura del PDL, la divisione tra Berlusconi e Alfano, e veramente si faccia qualcosa per i problemi reali della gente, dei lavoratori, dei disoccupati, dei lavoratori part-time, dei senza casa, degli imprenditori che le banche strozzano e fanno in modo che li fanno saltare. I consumi sono fermi, l'economia non gira. E noi qui a parlare, compreso il sottoscritto, del congresso, delle primarie del PD, del futuro segretario del PD, del futuro del governo Letta. Non serve rimboccarsi le maniche, impegnarsi, non serve. Serve affidarsi alla divina provvidenza, se c'è, sperando che ci sia. Ed è una cosa che ci ha sempre salvato, che è lo stellone italiano, che quando sembra che tutto sia finito, si riesce a venirne fuori. Me lo auguro e ve lo auguro. Buona giornata.